Ma Giuseppe Battiston avrebbe mai pensato che un tramonto fruilano sì, lo portava qui, a Venezia? Spieghiamo il perché. Rosamond, ma guarda, sei preparatissimo, la cosa mi entusiasma. Rosamond, ci prepariamo qui su Red Carpet, non parliamo solamente di vestiti e di fedi. E di fedi. E di fedi. No, Rosamond è una parola friulana, è bello che tu abbia tirato fuori questo argomento, è bellissimo. È una parola friulana che vuol dire tramonto rosso. È estrapolata da una delle poesie di un grande poeta che non c'è più, purtroppo, che è mancato poco, qualche tempo fa, che era Pierluigi Cappello. E questa poesia nello specifico è un omaggio a Pierpaolo Pasolini, per cui si chiude un cerchio di affetti miei personali molto forti, e sono contento che Marika Stocchi, la mia socia, abbia scelto insieme a me questo nome, che spero ci porti lontano. Questa non è il risultato di un cammino, questa è la prima tappa. E infatti hai detto si conclude un circolo emotivo, ma si apre e inizia un percorso, perché da questo circolo emotivo sì, nasce la vostra prima creatura, le sorelle Macaluso. Noi siamo nati, la nostra società è nata poco più di un anno fa, con il desiderio, l'idea e la voglia di produrre del cinema di qualità, però non mai avremmo pensato di arrivare così. Come in dice, alto, a Roma, a prima botta primo a Venezia. Per cui sono onorato di essere qui, sono felice, ma soprattutto sono grato a due grandi donne. Una è la mia socia, che è Marika Stocchi, appunto, e l'altra è Emma, che è una poetessa del cinema. Ecco, entriamo nello specifico della genesi di questa collaborazione. Quando e perché vi siete scelti? Ci siamo scelti piano piano, perché non ci conoscevamo. Io conosco bene Emma attraverso il suo lavoro, ma non conoscevo lei. Voglio credere che da teatrante tu avessi visto precedentemente lo spettacolo. Sì, sì, io amo molto il teatro, amo il teatro nelle sue declinazioni più forti, e quella di Emma è una declinazione che veramente spacca. Emma, attraverso il suo lavoro, dicevo stamattina, mostra e rappresenta un'urgenza umana e creativa che è veramente rara, e che è la cosa che ti spinge a fare. Ecco il motivo per cui ci siamo innamorati del suo progetto, e siamo andati a disturbare la RAI, la quale ci ha aperto le porte e ci ha permesso di realizzare questo splendido film. Sono davvero imparziale. No, il film è bello, così come lo era lo spettacolo teatrale. Infatti, quando arriverà Emma, parleremo inevitabilmente anche di questa commissione di linguaggi teatrale e cinematografico, sì. Ma da produttore, come prima esperienza, che esperienza è stata? E non parlo solamente al Giuseppe Battiston, attore e cineasta, proprio dal punto di vista umano. Allora, io adesso davvero vorrei comunque parlare al plurale, perché siamo due. Siete due, siamo due, e ricordiamo, questo, Marika Stocchi. E questo è fondamentale. Certo. E ci siamo. È un'esperienza che dicevamo nelle riflessioni che sono uscite stamattina in conferenza stampa, davvero ci ha cambiati, ci ha trasformati, ci ha fatto anche acquisire responsabilità maggiore. Produrre cinema di qualità è sempre stato il mio desiderio, il mio sogno. Adesso è più che mai la cosa da fare. Dobbiamo, non solo noi, e questo è un invito che faccio ai miei colleghi ormai, visto che sono entrato in questa modalità di lavoro, dobbiamo riportare i film nelle sale, dobbiamo far tornare la gente nelle sale. Non sono mancati i film in questi mesi, è mancata la condivisione. La condivisione è l'obiettivo del cinema, che è la, come diceva Emma questa mattina, ci collega coi sogni e con una parte di noi che non può essere sopita o mandata altrimenti imploderebbe nel dimenticatoio, altrimenti imploderebbe. Così come
non vogliamo che imploda in noi la nostra voglia di vederti anche sullo schermo, perché diciamoci la verità, ora produttore, ci arriverò, so ci che, torno. So che comunque sia starai per debuttare anche alla regia, però parliamo anche di, Stefano, sì. di Giuseppe Battiston attore, del nuovo progetto con Stefano Fresi, insomma ce n'è di roba. Sì, ce n'è di roba, in realtà le sale hanno riaperto, noi ci abbiamo messo dentro un film bello che si intitola Il Grande Passo. Adesso bisogna che veniate a vederlo però, perché sta soffrendo senza di voi. Lo faremo, Giuseppe, perché come dici tu, ci piacciono le cose di qualità. Emma Dante, le sorelle Macaluso stamattina in Sala Grande, veramente tanti applausi, è un prodotto di qualità. Complimenti per questo tuo inizio e complimenti per il tuo continuo percorso appunto attoriale, da regista e da marito a questo punto. Mi permetto di dirlo anche se non si dovrebbe far gossip. Grazie Giuseppe Battiston, buon red carpet e buona prima delle sorelle Macaluso. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ci vediamo al cinema. Grazie.
grazie. E dopo 7 anni da via Castellana Bandiera, Emma Dante torna a Venezia. Come stai e che emozioni stai vivendo? Domanda inevitabile, scusami ma te lo dovevo chiedere. Sono felice come una bambina. Ah sì, eh? Sì. Ed è giusto che sia così. A proposito di bambine, chiedo gentilmente alla regia di avvicinarsi qui, perché devo dire una cosa molto importante. Sì, eccoci, ci siamo. Sì, viva, Avica su Gnumotta e non mi dici niente per non farmi scandare. Bravissimo. L'ho detto bene? Benissimo. Mi stai prendendo in giro, Emma Dante? No, l'hai detto benissimo con un ottimo accento. Ma è vero che tutto nasce, e quindi la pièce teatrale e di conseguenza anche il film, da questa frase. Una sì. Realtà in bilico tra buio e luce, tra vita e morte. Spiegaci bene. È la frase di una donna malata, vecchia, anziana, che chiede a sua figlia se è viva o morta. La figlia le risponde, certo che sei viva mamma. E lei risponde, non è vero, voi non mi dite che sono morta per non farmi spaventare. E in che modo da una realtà come questa, da una dinamica come questa, è nata in te la voglia di scrivere appunto poi questa pièce teatrale e quindi poi il film? Volevo raccontare la storia di una famiglia di donne e quindi è nata questa sorellanza in questo film che non si separa neanche dopo la morte. Queste donne vivono insieme tutta la vita, anche dopo la vita. Allora, non sempre accade che già dal red carpet si sentano appunto gli applausi e questo è un buon segno, così come stamattina in Sala Grande per la visione appunto per la stampa. Qual è, se c'è, la differenza più evidente tra la pièce teatrale e appunto la trasposizione cinematografica? Dove hai sentito la sofferenza di togliere un qualcosa che il teatro ti dava e invece magari di ridarla nella trasposizione cinematografica? Sono due progetti molto diversi. Sicuramente nel film
c'è la casa, che è la sesta sorella, che nello spettacolo non c'è, perché appunto il teatro è un'altra cosa, quindi il palcoscenico è un'altra cosa. E in questo film c'è una casa viva che è come un corpo che accoglie, digerisce, mastica queste vite. Abbiamo sentito la presenza della casa così come abbiamo sentito la colombaia. Qual è il significato profondo della colombaia? La colombaia è un luogo dove i colombi nascono e tornano sempre e non andranno mai in un'altra casa se non quella in cui sono nati. Quindi è un luogo di origine e di appartenenza molto forte. Emma Dante, grazie per le emozioni, buon red carpet, grazie. Buona prima mondiale delle sorelle Macaluso. Grazie. Buona serata. Grazie, grazie, grazie mille, veramente. Lei questo red carpet lo conosce benissimo, le stanno facendo i segni perché giustamente dobbiamo avere una certa distanza. Eccola lì, il segno nero. Io ti abbraccerei per quanto sei stata brava oggi con Pinucci, oggi, quando l'hai girato appunto questo progetto. Come Pinuccia stai, Donatella? Macaluso, piacere. Pinuccia Macaluso, come stai? Bene, sempre... Sì. Sto bene, però è sempre... Cavolo, è sempre emozionante venire qua. Ma credo che in questa edizione, in questo contesto, con quello che abbiamo vissuto, ancora questa realtà, credo che sia un'emozione differente. Come la stai vivendo? La felicità è innanzitutto di essere qua, di essere finalmente a un festival di cinema, di festeggiare questo film che abbiamo fatto col cuore, con 12 donne, 12 femmine di tutte le età. Emma Dante, che è la nostra madre artistica. Parliamo di Pinuccia, però, che è il personaggio appunto che Donatella Finocchiaro interpreta nelle sorelle Macaluso, anche lei in bilico tra la luce e l'ombra, tra la vita e la morte, anche se sembra quella un po' più risoluta a un certo punto, un po' più risolta rispetto alle altre. Beh, apparentemente. Ma è risolta, non lo so, è sicuramente ha un suo carattere molto forte. È quella che forse subisce di più il dolore di questa tragedia che ha colpito appunto le sorelle quando erano piccole, però è una donna che non si arrende, una donna che vuole cambiare comunque la sua vita, che vorrebbe qualcos'altro, e quindi questo la fa vivere in conflitto proprio con le sorelle, con la famiglia. È un personaggio meraviglioso. La cosa bella di questo personaggio è che l'abbiamo cucito su tre età diverse, appunto la mia ragazzina, io nella fase adulta e Pinuccia c'è anziana. C'è stata una relazione tra le tre attrici differenti? C'è stata, in che assolutamente modo? Abbiamo fatto proprio tantissime prove con Emma, come ben sai Emma una teatrante. È una che viene dal teatro, quindi le prove sono state la condizione necessaria per poter girare questo Hai detto film. Che andavi proprio in scarpe da ginnastica e tuta, come se facessi, cioè un vero e proprio training fisico e psicologico. È psicologico, però in realtà il training fisico c'è stato poco, perché c'è stata tanta lettura, tante prove sul posto di quello che abbiamo poi, delle scene che andavamo a girare sul set. Quindi questo lavoro ci ha aiutato tanto, perché abbiamo trovato proprio la sintonia tra tutte le attrici, tra tutte le Pinucce, tra tutte le Marie, perché dovevamo cercare un gesto, una somiglianza non solo fisica ma soprattutto emotiva. E non solo nei nei che invece esatto, e non solo nei nei che si ritrovavano. Esatto. Donatella, complimenti, grazie per le belle emozioni che ci avete grazie. Regalato. Sento la tua emozione in questa grazie serata, però se Donatella Finocchiaro non va in sala grande non ci sarà la prima mondiale comincia, delle sorelle Macaluso. Buona serata. Ciao.